Ciao amici di Italia Top Games, allora, questa giornata lunghissima continua cercando di mostrarvi tutto quello che potete fare con la versione disponibile da oggi, giovedì 30 settembre, di Football. Prima però mi state mandando tantissimi messaggi privati, tantissimi tag sui social, tantissimi commenti. Ragazzi, non ce la posso fare, faccio questi video. Faccio i post, cerco di farvi avere tutte le informazioni che riesco a darvi, però dovete aiutarmi, cercare nei canali, qui sul canale YouTube, oppure magari su quello di Telegram, di Facebook, di Twitter, tutti gli aggiornamenti, così magari se avete qualche dubbio lo trovate lì. Io davvero oggi non ci riesco a rispondere a tutti, davvero è umanamente impossibile. Comunque, la prima cosa che volevo darvi era una buona notizia che mi ha segnalato il caro Rudy Salerno, che adesso non trovo qui, però mi ha mandato un'immagine in cui si vedeva chiaramente che c'erano i comandi Coop. Quindi tranquilli, il Coop tornerà in un modo o nell'altro, ancora non si è capito bene, ma tornerà. Poi fatemi dire un po' di cose rispetto ad alcune domande che ho visto rapidamente. Il Premium Player Pack non vi porta niente di più oggi, vi porterà monete e contratti successivamente. Quello che state vedendo, io non ho fatto nessuna prenotazione del Premium Player Pack, i contenuti di oggi sono uguali per tutti, che abbiate prenotato il Player Pack o meno, questo deve essere chiaro. Su PlayStation, occhio, scaricate tutti e 39 giga, all'inizio ve ne fa scaricare solo 10 e potete solo giocare una partita di base, addirittura io l'ho giocata senza telecronaca, il video che ho postato questa notte alle 3. Quindi scaricate tutto per poter fare tutto poi all'interno di eFootball, di quello che c'è. Poi, se non trovate il gioco, occhio, se andate sul Player Pack, in questo caso, del PlayStation Store, del Microsoft Store, trovate in qualche parte, ad esempio su PlayStation ci sono i tre puntini, e lì, se trovate, trovate l'eFootball free to play, ma lo dovreste trovare oramai anche in automatico. Quindi lo trovate, fate una ricerca attenta all'interno degli store, è presente su Steam, su Microsoft Store, e su PlayStation Store, dove volete. Poi fatemi approfittare di dire che oggi, sempre oggi, tutto giovedì 30 settembre, ricomincia il TG Tech su Simply Radio. Alle 15 su Creative Italia, pagina Facebook, Creative Italia, potete leggere la domanda per avere in regalo poi una bellissima webcam, la Creative Live Cam Sync 1080 V2. Ottimissima webcam che il TG Tech vi regala oggi. Poi in diretta alle 16 su Simply Radio o in FM a Roma e in tutto il centro Italia, oppure via web sul sito simplyradio.it. Ma se seguete i social di PES Italia, di Football Italia, eccetera, vi darò tutte le informazioni per provare a regalarvi questa bellissima webcam. Non mancate all'occasione. Allora, adesso vi volevo mostrare questa sorpresa che non ci attendavamo da eFootball di oggi, partita creativa, schema di gioco, la mia squadra, contratto, è tutto bianco, non è cliccabile, però la partita autentica è possibile farla. Allora, vi volevo mostrare che qui potete fare una partita offline con le nuove squadre annunciate, Manchester, Arsenal, Bayern, Juventus, Corinthians, San Paolo, Flamengo, Barcellona, River Plate, mentre invece qui su eventi c'è la sorpresa, perché vi avevo parlato di obiettivi sbloccabili eccetera eccetera, ma c'è di più. Il fatto è che non ci sono solo le nuove squadre, io avevo timore che sarebbero state anche meno di 9, invece ce ne sono molto di più. Worldwide Clubs, evento sfida, durerà ancora per altri 10 giorni. Ok, e come premi ci sono 10.000 GP da poi spendere in Creative Teams, e ci saranno queste cose successivamente tutte le settimane o meno. Ecco, come potete vedere qui le squadre disponibili sono molto di più, squadre thailandesi addirittura, le vediamo tutte, squadre dell'AFC Champions League, la Champions League asiatica, vediamo in Sud America. Abbiamo le squadre del Cile, se non vado errato, sì, Santiago, Colo Colo, esatto, Cile, le squadre argentine e le squadre latino-americane varie, Brasile,
mi sembra poi, ecco, qui ci siano altre nazionalità, mi sembra il Perù, e poi le squadre europee. English League, tutte le varie squadre della Premier League, ovviamente la maggior parte fake come siamo abituati. La Ligue 1, qui invece ci sono le squadre tutte reali, tra cui il PSG. La Serie A, ecco, così vediamo che c'è Udine, Atalanta, Lombardia NA, Milano RN, Torino G, Juventus, Venezia NV, Verona GB, Sansagiuolo, però Sansolo NV, Bologna RB, Liguria B, Genova RB, Lazio, questo ufficiale, Empoli A, Firenze V, La Spezia, però c'è il simbolo della Spremonese, mitico, Roma, Napoli, Salerno G e Cagliari RB, tutte già però completamente aggiornate. C'è anche la Serie B, Pordenone, Como, Cittadella, Monza, Cremonese, Chievo, questa va tolta, purtroppo per il Chievo, dispiace, un pezzo di storia del calcio italiano se ne va, ma speriamo che torni. Brescia, che non ha la licenza ufficiale, Vicenza è una cosa storica, Spal, Parma, Pisa, Frosinone, Ternana, Ascoli, Perugia, Benevento, Lecce, Crotone e Regina. Queste squadre le potete utilizzare online senza problemi. C'è anche il campionato spagnolo con il Barcellona ufficiale, mi sembra solo il Barcellona, vediamo se c'è qualche altra squadra, il Villarreal non mi sembra ufficiale, no, mi sembra che sia solo il Barcellona ufficiale, e poi ci sono quattro squadre di altri campionati, Zenit San Pietroburgo, che è una squadra partner, Celtic, Rangers e Bayern Monaco. Queste le potete utilizzare tutte nell'online. Faccio una partita? L'ho persa su PlayStation 5, no dai, la rigioco su PlayStation 5, che tanto mi sa che la carriera la faccio lì, preferisco, oppure no. Facciamo una partita, dai, facciamo una partita. Paris Saint-Germain, stavolta mi piace vincere facile, forse. Numero massimo in partita è 3, vittorie minime 1, proviamo. Al match. Bim bim. Me lo trova questo avversario? Eccolo qui, avversario trovato, 5 tacche, benissimo. Juventus ed Angel, ciao, chissà se vedrai questo video. Ecco, adesso ci vuole un pochino di tempo per far iniziare la partita. Queste schermate nere, ecco, prima critica ai football, queste schermate nere troppo lunghe, assolutamente da sistemare. Avanti, ho sbagliato, volevo vedere un attimo la squadra. Dai, troppo tempo, da sistemare assolutamente questa cosa. No, allora è dopo. Ok, troppo tempo, non mi piace proprio. Eccoci, sistema di gioco. Allora, Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé, Anderson, vediamo se c'è qualcuno. Vabbè, Kimi che no, facciamo giocare a Kimi, dai, insiste. Come mi sembra, ragazzi, ditemi se mi sbaglio, che comunque le squadre siano già perfettamente aggiornate. Mi sbaglio? Non mi sembra, perché mi sembra ci siano tutti i giocatori. Pensate un po', tra le riserve c'è Rafinha, Kurzawa, Verratti. Beh, Verratti mettiamolo qui, dai, perché... Forse... Ecco, mettiamo Verratti. E dai, vediamo di iniziare a giocare. L'avversario non ha ancora finito, forse sì. Formazione iniziale, ancora no. Iniziando, vi dico un po' di prime impressioni sui football. Graficamente c'è da lavorare, ci sono molte imperfezioni, ci sono alcuni elementi sicuramente da sistemare. Non è una versione molto acerba di quello che sarà l'eFootball sostanzioso. Però ragazzi, io vi devo dire il solito discorso, a me diverte il football come divertiva PES, mi piace, mi diverto a giocarci, c'è quel bel ritmo partita,
non eccessivamente veloce, non eccessivamente lento. Non ho fatto wow quando l'ho visto, perché sicuramente, soprattutto da un punto di vista grafico, era forse aspettarsi di più, ma comunque ne riparleremo. Vediamo questa partita come va. Una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Nel frattempo la gara è iniziata. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Fabio, non può che essere la pulce argentina. Lionel Messi, semplicemente il migliore. Gigione. Un giocatore che è sempre in grado di fare magie. Con lui in campo si va sempre sul sicuro. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Prova a darla profonda, dello spazio. Si libera la grande. Troppo lungo. Riesce a rubargli il pallone. Sbagliato. Cuadrado. E non c'è modo di aggirare il difensore. Messi. Ottima progressione, palla al piede. Manda il difensore al bar con una finta e se ne no va. Bisogna anticipare i movimenti. Fin troppo. Danilo. Sapeva già bravo tutto, anticipa l'avversario. Sceglie di andare per vie verticali. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancato il calcio di punizione per il Paris Saint-Germain. Onestamente, Fabio, penso che non stiano gestendo bene la partita, soprattutto perché non sembrano in grado di saper mantenere il possesso della sfera. Neymar andrà a cercare i saltatori in area di rigore. Io provo. Ci prova con un pallone profondo. Cuadrado. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Oh, bello. Provaci. Mbappé. Ci prova di nuovo. Vabbè, dai ragazzi, non perdiamoci. Colpo di testa da dimenticare. Già. Cuadrado. Avanza deciso. Prova con la palla lunga. Marquinhos c'è. Hakimi. Prova a spingere sulla sinistra. Bravo. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Vede lo scatto e cerca la profondità. Evita ogni pericolo per il momento. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è un punto deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Quella spintarella un po' così, Chiesa. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Gran controllo di palla. Palla intercettata. Bello. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. No, Messi. Morata.
grandissima lettura, riconquista il pallone. Mbappé deve solo tirare. Messi, parata di Scesni. Forza ragazzi. Pallone interessante, colpisce. Palo. Incredibile. Riesce a buttarla via. Riesce ad intercettare. Danilo, di forza. Danilo prova la fondo sulla destra. Se ne va. Grande slalom. Danilo. Palla al centro. Poteva no, essere eh, un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Allora, il reset è uguale, L1 R2. La difesa fa troppa fatica ad arginarlo, dovrebbero raddoppiare la marcatura su di lui, ma anche questo comporta dei rischi. Questi spintoni che non sono fallo. Oh. Vai. E passa. Ci prova con un pallone profondo. L'azione si stava facendo bene. No. Questa è ammonizione. Arriva il direttore di sì. Cosa decide? Ci sta tutto. Scatta, ci sta l'ammunizione tutto. Prevedibile. Ci sta tutto. Giusto. Alessandro. Chiesa. Chiesa. Se ne va. Vede lo scatto e cerca la profondità. Murata raccoglie un passaggio dalle retrovie. Chiesa, serie di finte, finisce qua mi sa. Si concludono qui i primi 45 minuti di calcio. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Dai ragazzi, devono dai. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio al momento è positivo. No, non ci scambiamo. Gli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se Neymar. Questo è gol. Sono di nuovo avanti e non è un caso che abbia segnato lui. Nei momenti importanti si fa sempre trovare pronto. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Il portiere ha fatto il possibile. Ed è gol, come direbbe Tiziano Crudeli. Mitico. Ti amo Tiziano. Anche se non tifo Milan, sei un grandissimo. Punteggio di 1-0. Ed è gol. A quanto pare il riposo ha fatto bene. Sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Prova a darla profonda nello spazio. Messi. Pallone per Neymar, cerca la giocata di fino. Paolo Dybala, opportunità di ripartire. No, sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Bello. Di Maria, pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Andiamo di chiuderla questa partita. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. Bravo Verratti. Verratti sceglie di andare per vie verticali. Bravo, complimenti per il recupero difensivo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cuadrado. Sbattono ancora contro la difesa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Cerca un compagno. Mbappé! Ed è gol! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Un attimo. E verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Ed è gol! Due gol di vantaggio e partita in discesa. Vabbè, mi piace vincere facile col PSG. Vabbè ragazzi, che vi devo dire. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Almeno mi prendo questi 10.000 GP. Prova a darla profonda nello spazio. Vede l'inserimento del compagno. Bastava un tocco leggermente più accurato. L'idea però non era niente male. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza. Aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso.
ci prova con un pallone profondo. Neymar ruba palla in modo magistrale. Scodella in avanti. Bello. No. Sulla fascia, è libero. Cross tagliato al centro dell'area. E Messi parte. Capisce no. Tutto, interviene con sicurezza. Peccato. Bravo, bravo Verratti. Questa cosa dell'L2 è bello, col pallone. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Sì. Ci prova con un pallone profondo. Eccolo. Parata di Szczęsny. Che paratona. Devono pensare a soluzioni più creative. Oggi facciamo. Questa difesa non perdona. E meno male, sto 2-0. Se perdonava. Vabbè, Marchegiani come al solito. Vai, facciamo un cambio anche noi. Schema di gioco. Apriamo Icardinho e poi Wijnaldum a posto di Verratti, che ha fatto un partitone. Dai, dai ragazzi, mi fermo qui con la registrazione. No, sta riprendendo. Ok, allora finiamo. Ci sono dei cambi da entrambi i lati. Numero 27. Numero 3. Chiellini. Arthur. Numero 18. Manca un quarto d'ora alla fine. Lasciano il campo per Danilo. Il numero 5. Il numero 4. Il numero 21. Dybala. Cambio si strattonano, ma il difensore era meglio, ha preso palla. Chiesa intercetta il pallone dopo una lettura magistrale, sceglie di andare per vie verticali. Maurito si libera alla grande giocata difensiva. Vero Paolo Dybala, occasione per il contropiede. Cuadrado sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Vede lo scatto e cerca la profondità. Tenta la conclusione. Dai. E c'è ancora un gol. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. All'84esimo, 3-0. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. 3-0 dunque. Non si è fatto pregare per arrivare su quella palla. Opportunità di Icardi, parata di Szczęsny. Bello. Grande l'intervento del portiere. Chiesa. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il quarto uomo indica 2 minuti e passa. Di recupero. Qui può partire il contropiede. Buona opportunità per Icardi. Messi non può sbagliare. Prova il tiro. I'm sorry, rispetto. Partita che sembra rispetto. Già chiusa e continuano a insistere per giunta. Calma. 4-0. Non è un ex, però. Una calma. Conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro dottino. L'arbitro ok, vediamo subito se si sblocca. Oggi la seconda. Non c'è stato nessun problema, una vittoria assolutamente comoda, una squadra brillantissima. E tu cosa ne pensi?
No, quello che vi dicevo, volevo vedere se si è sbloccata la seconda challenge e se ci sono altri 10.000 GP da vincere, però mi fermo qui. Mamma mia, queste schermate nere, quanto le odio! Questa è la cosa che odio di più di football, ci mette troppo, Konami, ottimizza il codice, non va bene. Evento completato, eccolo qui. Ricordo di scattare i premi della posta in arrivo, subito. Premi prima volta, dalla seconda volta in poi, un classico, lo conosciamo bene. Sfida 2 sbloccata, vediamo. Altri 10.000 GP, però qui avete solo due partite in cui dovete vincere, se no i 10.000 GP ve li salutate. Bene, 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 mi fermo qui, voglio vedere nella posta in arrivo. Ecco, 9 oggetti nella posta, 10.000 GP, posta in arrivo, ricompensa, evento, oggetto riscosso. Allì. La strada verso Creative Teams è lunga, ma intanto mi sono preso 10.000 GP. Al prossimo filmato. Ciao ciao!